Sì, intanto grazie per l'opportunità. Io devo dire, un po' come Tonio, ho avuto la fortuna di incontrare la Caritas che nasceva in Don Luigi da giovane adulta, quando mi affacciavo alla vita adulta insieme a mio marito, ed era un momento di formazione, quindi è stato un incontro che ci ha formato, che ci ha cambiato. E io, prima di arrivare proprio al racconto, così, a raccontarvi un po' anche l'esperienza della Caritas dentro le carceri di Roma. Volevo un po' ripercorrere questi 40 anni, non tutti i 40 anni, ma insomma io incontrai Don Luigi, mi affacciai alla Caritas che nasceva la prima mensa a Colle Oppio. Io ho provato così a sintetizzare le cose che cerco di tenere come un tesoro prezioso. La dimensione profetica, la capacità che ha avuto e che ha la Caritas, che aveva Don Luigi e che hanno i suoi successori, di ascoltare il grido dei poveri. L'ascolto della Caritas non è solo quello dei centri di ascolto delle singole persone, ma la capacità di ascoltare il grido. Nasce la mensa, nasce Villa Gloria, quando c'è un'emergenza che è legata a una malattia considerata una cosa che era molto grave, oggi si guarisce, ma che era considerata una cosa terrorizzante, per cui non si volevano le persone, quindi l'ascolto di questa richiesta di aiuto di chi da questa malattia era colpito, il grido dei migranti, la Pantanella, no? Poi ci sono alcuni simboli, quando i migranti non erano ancora di moda come tema sociale. Penso alla capacità che ha avuto la Caritas dopo Villa Gloria, quando grazie a Dio i pazienti stanno meglio, le cure sono efficaci, di capire che c'è un'altra emergenza, quella dell'Alzheimer, degli anziani. Allora un centro diurno per i malati di Alzheimer, e così via, la capacità di ascoltare e di capire qual è il grido che arriva, quali sono le necessità, quali sono i bisogni. Il carcere era un altro grido che veniva da lì. Secondo aspetto può sembrare banale dircelo qui, ma non lo è, la centralità della persona sempre. Io mi ricordo a Colle Oppio, io andavo lì a servire a mensa, c'è anche nel servizio di Isabella, non servono i bravi camerieri, ci dicevano, serve gente che ha voglia di relazionarsi, di mettersi in gioco, di parlare, di creare relazioni, di stabilire relazioni, di ascoltare, di dare attenzione. Mi ricordo il momento della firma, quando dovevano firmare gli ospiti, che era una cosa che io dicevo, ma poveretti, vanno alla fila, devono pure fare. Quel momento della firma era un momento in cui le persone ritrovavano un'identità, tornavano a essere persone con un nome, con un'identità precisa, non erano solo i poveri, erano i poveri con il loro nome. Questo momento identitario, di forte, in cui si riprendeva soggettività, era anche di chi firmava con una croce, erano tanti a firmare con la croce. E quello mi ha colpito, mi è tornato in mente quando un giorno in carcere io salutavo un ragazzo giovane, un ragazzo siciliano, e dissi ciao Salvatore, lui si girò, mi guardò, io ho detto cosa c'è? Dicevano tutti ricordi il mio nome, per ricordarsi i nomi, dare un nome, le persone hanno un nome, si è detto molto nel video. Mi ricordo allora alla mensa di Colle Oppio quando Don Luigi diceva con forza il diritto al cibo viene prima del, io lo chiamo così, il diritto di carta, il permesso di soggiorno, anche se non hai i documenti in regola, anche se non hai quel permesso devi poter mangiare, e se ne deve far carico l'istituzione dello Stato, se ne deve far carico la Chiesa di Roma, se ne devono far carico i cittadini. Tutti hanno diritto al cibo. Mescolo un po' le due cose. Mi ricordo anche che in virtù della tessera Caritas, che per molti era l'unico documento che avevano, perché non avevano nient'altro gli stranieri spesso, grazie a quel documento molti di loro sono riusciti a ottenere il riconoscimento per entrare nelle sanatorie, perché hanno potuto dimostrare che erano effettivamente qui, hanno acquisito diritti. La centralità delle persone di fronte alla malattia, di fronte alla paura, sconfiggere anche la paura, pensa a Villa Gloria,
la centralità delle persone di fronte allo straniero, al migrante, Don Luigi, figlio di migranti, sapeva cosa voleva dire. Di fronte a chi ha commesso un reato c'è sempre una persona. Il terzo aspetto, io mi perdoneranno gli esperti, lo metto sotto il capitolo Concilio Vaticano II, non so se rientra, ma comunque il tema del Dio che è presente nella storia degli uomini. Dio in mezzo a noi, nella nostra storia. L'altro aspetto è il ruolo dei laici all'interno della comunità cristiana, che sono chiamati a portare l'annuncio, a testimoniare. E c'è un'altra frase, me la riporto molto dietro, che era anche dietro, per esempio, la scelta di fare una mensa Caritas, che non fosse la Caritas, la Chiesa organizza la sua mensa e dà da mangiare, ma che coinvolgesse le istituzioni dello Stato, perché è un diritto, che coinvolgesse la città, gli uomini e le donne in buona volontà, perché contribuissero. Ed è il non sia mai dato per carità ciò che è dovuto per giustizia, il tema dei diritti. Anche questo è un aspetto che cerco di portarmi dietro. Il carcere raccoglie in sé tutto questo. Il carcere è un luogo di poveri e di povertà. È un luogo dove le povertà ci sono tutte, e sono condensate, sono compresse in un luogo chiuso. Io chiesi a Don Luigi: posso venire con te in carcere? Non sapevo bene cosa volevo fare. E lui mi ha detto: va bene, vieni. Ho avuto l'autorizzazione, ho cominciato a muovere. Poi mi disse: apri un centro d'ascolto, come faceva lui, faccio io, come faccio in un carcere, cos'è, come si fa? Poi insieme a Don Sandro Spriano, insieme ad altre persone, ci siamo messi insieme e nel 94 abbiamo costituito un'associazione VIP, Volontari in Carcere, senza tante fantasie, ma questo era Volontari in Carcere, che è l'area carcere della Caritas. E insieme abbiamo aperto dei centri di ascolto. Oggi ci sono dei centri di ascolto in tutte le parti dei quattro carceri di Rebibbia, 2000 persone, uomini e donne, ci sono anche i bambini sotto i 3 anni, ci sono degli anziani, ci sono gli italiani e degli stranieri. Abbiamo compiuto quest'anno 25 anni, abbiamo celebrato insieme. Chiudo dicendo due cose: cos'è il MIC? I centri di ascolto, l'incontro con le persone, ascolto e accompagna di chi vuole, di chi chiede o di chi accetta questa nostra spalla. Nessuno può cambiare gli altri, però possiamo camminare insieme. Si cammina insieme. Io, nei corsi di volontariato che facciamo ogni anno per i nuovi aspiranti volontari, prima che entrino io glielo dico sempre: attenzione, se quando entrate in carcere non cambiate, c'è qualcosa che non va, perché il carcere, l'incontro con queste realtà ti cambia. Se non ti cambia vuol dire che non c'è relazione. Abbiamo una casa per accogliere non i detenuti ma le persone detenute. Ci piace dire detenuti come aggettivo e non come sostantivo, uomini e donne. Ne abbiamo cambiate diverse, adesso una bella struttura con un giardino, con uno spazio accogliente. Vengono le persone detenute in permesso, vengono a fine pena, vengono in misura alternativa, muovono i primi passi della libertà, che sono passi difficilissimi, dolorosissimi. A volte, mi ricordo all'inizio, le persone uscivano e rientravano, qualcuno suonava al carcere e diceva: non ce la faccio. E allora accompagnarli è importante. Vengono le loro famiglie, a volte quello è il luogo dove ritrovano le famiglie, si ritrovano insieme senza sbarre, senza limitazioni, senza quella privazione della libertà che è tipica del carcere, e ricominciano a ricostruire una famiglia, perché la separazione è messa a dura prova. È un'associazione che attenta ai bisogni anche materiali. Portiamo ogni settimana dei pacchi vestiario, perché non possiamo parlare di cambiamento delle persone, ripensamento, responsabilizzazione, se le persone non hanno neanche gli elementi minimi di dignità, i vestiti, le scarpe, la biancheria. E le persone spesso arrivano con quello che hanno addosso e basta. Ed estate entra in pantaloncini e magliette, d'inverno rimane in pantaloncini e magliette. Allora anche questo aspetto è importante.
il dare lavoro, il dare prospettive, l'offrire opportunità con una cooperativa, con la collaborazione del Papà Gesù, con cui abbiamo attivato un centro, il centro di prenotazione, quindi un centralino all'interno del carcere dove rispondono le persone detenute, dove danno le indicazioni, se telefonate per chiedere un appuntamento al Bambino Gesù, vi risponderà molto probabilmente un detenuto. E dove lavorano anche fuori, quindi accompagnare le persone nel ricostruirsi una vita. L'ascolto e l'accompagno. L'ascolto e l'accompagno vuol dire che si cammina insieme, si cambia insieme, si cambia insieme, ci si rialza insieme, si soffre insieme, a volte ci si rimane male, a volte va bene, a volte va male, a volte accompagniamo le persone che si suicidano, perché i suicidi in carcere ci sono, a volte il momento più duro è quando escono, e qui entra la Caritas è una sola, perché lo diciamo sempre, cerchiamo di farlo, vorremmo lavorare un po' di più, lo dicevamo prima con Don Beni insieme, non si può fare niente per le persone detenute lavorando solo in carcere, perché quando si esce a fine pena, e tutti i giorni le persone escono a fine pena, tutti i giorni, anche se a noi ci piace pensare che non esce nessuno, se la porta della società, quel si apre il portone blindato del carcere, ma rimane chiusa la porta della società perché non ti voglio nelle mie case, perché non ti voglio, non ti accolgo nelle mie amicizie. C'è una bellissima frase di un documento della conferenza episcopale che noi abbiamo voluto riprendere nello statuto del BIC, dell'associazione, che dice accogliere i poveri nelle proprie case, nelle proprie amicizie, nelle proprie leggi. E anche questo bisogna farlo, allora sensibilizzare perché le persone che escano abbiano la possibilità di ricominciare, superando le paure e superando i pregiudizi. E poi solo chiudo, io conservo questo foglietto da molti anni, sono gli appunti di un incontro di formazione permanente, uno dei primissimi, ancora non c'era il VIC, ma già cominciavamo a entrare in carcere, e sono le parole di Don Luigi, richiamano molte delle cose dette. Lui diceva, partendo dalla presenza privilegiata di Dio nel povero, lui diceva c'è una presenza reale di Dio nel carcere. E entrare in carcere per un cristiano è come entrare in chiesa. Per un credente andare in carcere è come andare in chiesa. Il Signore ci precede in carcere, si fa detenuto con i detenuti, tant'è che disse siete in carcere, siete venuti in carcere, mi avete visitato. E dicevo un altro aspetto che è stato richiamato, che io l'avevo preso sempre come delle bellissime parole, ma di cui faticavo a capire poi la realizzazione, ma nei 30 più anni di volontariato in carcere ho capito che è proprio così. Lui diceva che i cristiani in carcere non vanno né a fare proseliti né a evangelizzare, ma per esprimere il mistero di Dio che ci coinvolge, e soprattutto dice i cristiani vanno in carcere per imparare a vivere, i cristiani vanno in carcere per essere evangelizzati, perché i poveri sono già evangelizzati. E devo dire che molto spesso io pensavo a queste parole che mi piacevano, ma mi sembravano un po' che rimanessero lì, è così. Molto spesso sono loro che ci evangelizzano, senza saperlo, senza volerlo fare, ma con la loro vita, con le loro domande, con le loro sofferenze. E quindi io credo che questi anni per me di Caritas, che proseguono adesso nel volontariato in carcere, sono degli anni importanti, sono stati degli anni importanti. L'ultima cosa che voglio dire, la condividiamo tutti, mi scuso per dire delle cose banali, ma il volontariato, l'essere operatori Caritas, l'essere volontari Caritas, ha senso se perdono tutta la vita. Non si è volontari in carcere quando si entra in carcere, lo si è sempre. La nostra vita cambia dall'incontro con le persone, la nostra vita cambia dall'incontro a Villa Gloria, chi va nelle mense lo sa, chi vede le famiglie in difficoltà lo sa, la nostra vita entra in dubbio, entrano delle difficoltà, le nostre case si aprono all'incontro con le persone. Io ci sono diversi volontari in carcere qui, ho intravisto, non so se ci sono ancora, ma per molti di noi quella frase del documento della CEI
accogliere i poveri nelle proprie amicizie, è diventato vero, e se non lo diventa, siamo solo dei bravi operatori, ma non c'è quella conversione a cui siamo chiamati, a cui i poveri continuamente ci richiamano.